Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Lo so che però non facciamo altro che parlare di Arduino, perdonatemi, l'estate mi porta la voglia di fare questo genere di progetti perché ho un pochettino più di tempo, ma una cosa sono i tutorial e una cosa sono i progettini. Oggi in realtà è una via di mezzo, una rece progetto. Va bene, concedetemela. Di che cosa parliamo? Display touch per Arduino. Quindi iscrivetevi al video. Al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella per le notifiche, Telegram, Facebook, tutto, tutto ci abbiamo, non vi manca niente. Iniziamo col video di oggi. Arduino non è certo il dispositivo più potente che troviamo per quanto riguarda questo mondo, diciamo. Abbiamo per esempio l'ESP8266 o l'ESP32 che sono sicuramente molto più veloci, però questo non significa che possiamo, no, anzi che non possiamo mettergli un display. Arduino è progettato e è in grado di supportare anche display touchscreen. Di che sto parlando? Del display che la QMAN ci ha gentilmente inviato da testare, provare e ci ha anche lasciato in cortesia, e parliamo del modello SC3A-1, che è un display appunto touchscreen da 3,5 pollici. Si tratta di un LCD TFT con una risoluzione 480x320. Abbiamo al suo interno circa 260.000 colori, quindi ci possiamo sbizzarrire. E possiamo ovviamente collegarlo non soltanto al nostro Arduino Uno, ma anche all'Arduino Mega. Ovviamente facciamo una precisione, possiamo solo collegarli a questi due tipi di dispositivi, quindi possiamo benissimo dimenticarci il Nano o le ESP, o meglio i Nodemku. Ecco, parliamo meglio di Nodemku perché più in là in realtà stiamo, quando parlo di ESP in realtà mi riferisco ai Nodemku. Questo perché? Perché è adatto soltanto a quelle schede che hanno almeno 5 o 6 pin analogici, quindi già i Nodemku sono esclusi. L'Arduino Nano in realtà lo potremmo collegare, però non andrà. Questo perché? Perché sostanzialmente alcuni i collegamenti, per esempio SPI, non sono gli stessi tra le diverse versioni di Arduino, quindi potrebbe non essere pienamente compatibile con le librerie ovviamente che ci vengono fornite. Il display monta un chip Ilitek modello Ili 9486, un single chip SoC che lavora con le librerie Adafruit, già bene o male le abbiamo conosciute. La connessione quindi avviene tramite i pin headers posti al di sotto del display, tra questi ovviamente abbiamo anche l'alimentazione e sfrutta sia l'alimentazione a 3,3 volt che a 5 volt fornita da Arduino. All'interno della confezione troviamo, vabbè, oltre al display, anche un CD con un po' di manualistica e gli sketch di prova, oltre anche al pennino per il touchscreen. Il display, bene o male, misura 5 cm e mezzo per 8,4. Effettivamente, lo possiamo vedere dalle immagini, ricopre per intero l'Arduino, mentre per circa metà, non l'ho provato, però ve lo posso garantire, il Mega, anche se le dimensioni ci consentono di poterlo affermare con assoluta certezza. Qualora appunto decideste di usarlo, sappiate che non tutti i pin vengono occupati, in realtà la maggior parte. Quelli non vengono occupati, il pin 0 e 1 digitali, il pin A5, se non mi ricordo male, quello analogico, i pin AREF e IOREF. Vabbè, forse mi pare c'era pure il reset, però poco importa a questo punto. Diciamo pin che effettivamente non riguardano direttamente l'uso quotidiano o basico che possiamo fare di Arduino. Come vi dicevo, quindi all'interno troviamo un CD, dentro questo CD troviamo le librerie che dovete letteralmente copiare e incollare all'interno del vostro computer, non utilizzando il gestore di librerie all'interno della IDE di Arduino. Su Windows si trova in documenti nella cartella Arduino, c'è Libraries, andate a copiarle là dentro. Detto questo, gli sketch, parliamo un pochettino di sketch. Allora, non tutti gli sketch funzionano per il Mega, ma funzionano tutti per l'Uno. Questo perché, ve l'avevo detto già prima, abbiamo un problema per quanto riguarda l'utilizzo delle librerie per l'SPI. Pazienza, non possiamo farne a meno. Ovviamente all'interno trovate un file blocco nodo, un TXT, che vi dice sì, va bene per Arduino Uno, sì, va bene anche per Arduino Mega e così via.
Le librerie, quindi, ve l'ho detto, vanno copiate e incollate. Gli sketch potete provarne un paio. Qualcuno vi consentono anche di utilizzare una micro SD. La micro SD da 16 giga, ragazzi, non funziona. Ne avevo una e non la leggeva. Non so il formato massimo che supporti. Io ne avevo in casa una da 1 giga e ho lavorato e continuo a lavorare con quella. Abbiamo diverse prove da fare, una per provare il touchscreen con una sorta di sketch chiamato Paint, dove possiamo appunto disegnare, scrivere e colorare, e qualcun altro sono test grafici, qualcun altro ci permette anche di passare delle fotografie che possiamo personalizzare, e infine abbiamo anche diciamo dei test per quanto riguarda il testo, quindi stringhe e quant'altro. A tal proposito mi sono messo di buona lena per voi e ho personalizzato uno di questi sketch, quindi ho lasciato bene o male la parte delle definizioni dei colori, mi sono dedicato alla rotazione dello schermo, perché in una stringa ve la segnerò c'è scritto rotazione, il senso di rotazione e va impostato su 1, non c'era scritto niente, va soltanto impostato questo, perché il display va diciamo in automatico a impostarsi sul lato corto, mentre io l'ho voluto girare e stenderlo sul lato lungo. Ho scritto vabbè quello che vedete, la scritta recitosa con l'invito a iscrivervi e vabbè, e poi giustamente la personalizzazione del testo, il set del cursor e quant'altro. Magari più avanti vedrò anche di dedicare un video apposito per il settaggio di questo tipo di display. Con questo io concluderei il video di oggi, fatemi sapere se vi è piaciuto, mi raccomando tanti like e tante view per questi video, perché più abbiamo più riesco a portarvi materiale interessante. Ringrazio Human per l'invio di questo display e noi ci sentiamo prossimamente con un altro video. Un abbraccio quindi dal vostro Rescidozze. Ciao ciao!